prima di iniziare il mio intervento, chiaramente ho colto lo spunto che Nadia mi ha dato, quindi tenterò di essere più sintetico, volevo fare solo due considerazioni relative al progetto che noi stiamo effettuando con questo primo seminario, cioè le due buone prassi che questo progetto ci stanno dimostrando. La prima è che l'autorità di gestione ha al suo interno un servizio di controllo, quindi è l'organismo che controlla. In questo momento noi però siamo un attuatore, cioè noi ci stiamo comportando come gran parte della platea, cioè gli organismi e gli enti di formazione che concorrono. Noi abbiamo progettato, concorso, vinto, l'unico progetto in Italia finanziato dall'Olaf è il nostro, lo stiamo attuando e di conseguenza come controllori siamo nella situazione di essere controllati. Seconda buona pratica è proprio quello che ho tentato di fare con il mio intervento. Il progetto Ercole 2 è un trasferimento di buone pratiche in materia di controllo. La Valle d'Aosta è una buona pratica? La Corte dei Conti questa mattina ci ha detto di sì. Sul fondo sociale, così come sul FESR, ci dice che il tasso di irregolarità e di frode è molto basso, riusciamo addirittura a recuperare i soldi. Di conseguenza, forse l'Olaf ci ha premiato dicendo che nella descrizione del nostro progetto si evinceva che siamo una buona pratica. Nei confronti del nostro partner bulgaro, che entra all'interno della programmazione 2.7-2.13 come prima esperienza, c'è sicuramente interesse nel capire quali possono essere delle strategie per riuscire a gestire i fondi in una maniera che può dare dei risultati che da qualcuno vengono definiti buoni. Il mio intervento vuole quindi tentare di capire e di far capire loro quali possono essere state le attenzioni che noi abbiamo messo al nostro sistema per permettere questo. Vi salto immediatamente la prima slide, che sono i riferimenti normativi, perché il pomeriggio non è di studio della normativa e di fatto tutti noi sappiamo che esistono regolamenti comunitari che impongono alle autorità di gestione di fare i controlli. E passerei alla seconda. Allora, la seconda dobbiamo per forza affrontarla, perché in qualche modo, anche se tutti noi lo sappiamo, dobbiamo dirci che cos'è questo controllo. Perché il controllo di cui oggi parliamo è che cosa? Un oggetto, cioè è un insieme delle attività di verifica di diversi oggetti. Identifichiamo tre aree principali di controllo: conformità alle norme, regolarità finanziaria, regolarità di esecuzione. Il controllo viene esercitato dalla nostra autorità, cioè dall'autorità di gestione, in momenti differenti, famosi ex ante, in itinere, ex post, che tutti noi sentiamo dire. Tentiamo di capire velocemente insieme o di ripassare, per chi ben lo conosce, questi aspetti. Il controllo di conformità: verificare il rispetto di talune regole e parametri assunti a riferimento. Il controllo di conformità fa riferimento alle disposizioni normative ed amministrative, comunitarie, nazionali e regionali che regolamentano le attività di programmazione e gestione delle attività finanziarie. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il primo livello è capire se io ho capito perché ho chiesto delle risorse pubbliche. Cioè, ho capito il bando, ho capito cosa devo fare, ho risposto. Quello che un po' Mr. Barnett diceva questa mattina: se io chiedo un finanziamento per fare un seminario sulla contraffazione degli orologi, forse non ho capito esattamente qual è il bando, l'invito a presentare progetti dell'ONU. Ad esempio, per quanto riguarda noi, io parlo di fondo sociale perché è quella la materia che conosco, è il rispetto della tipologia dei partecipanti ad un corso. Se io ho presentato e ho avuto finanziato e chiedo di aver finanziato un progetto su una misura che si occupa di disoccupati, non posso
nel progetto descrivere altra cosa. Grazie Alex. Il controllo di regolarità finanziaria. Che cos'è quando sentiamo parlare di questo? È la verifica dell'ammissibilità e della veridicità delle spese. Una spesa deve essere ammissibile ed essere vera. Un esempio. La verifica svolta su un giustificativo di spesa, una pezza, una fattura, una nota. Questo deve essere stato realmente quietanzato, pagato, e questo lo sappiamo. Rientrare nei parametri previsti, riguardare una voce di spesa ammissibile. Io ho riassunto i principali, poi c'è la temporanea, ci sono altri aspetti. Però per chiarire come in qualche modo noi abbiamo articolato. Regolarità di esecuzione. E non è da poco, perché io mi auguro che la programmazione 7.13 dia un valore superiore a questo. È il confronto tra programmato e realizzato, cioè la corretta realizzazione dei servizi formativi e non formativi. Cosa significa? Non significa solo ed esclusivamente quello che ho scritto nel punto successivo, cioè la verifica del rispetto del numero di allievi previsti partecipanti, rispetto dei volumi orari, dell'attività e l'argomento trattato. A me personalmente, che sono un auditor, mi piacerebbe anche che in una nuova programmazione si desse più peso al fatto che se ho fatto un corso di inglese e ho messo 20 ragazzi in un'aula, qualcuno di quei 20 ragazzi, un my name, riesca a dirlo alla fine di 40 ore di corso, anche se il volume è stato rispettato, i partecipanti hanno firmato i registri e via dicendo. Debolezza questa un po' della nostra struttura, dico a livello nazionale, cioè poi quello che è veramente l'impatto, anche perché non posso dire solo cose belle perché sarei poco credibile. E adesso i tre momenti fondamentali del controllo. Il controllo di primo livello si esercita in momenti differenti e usiamo quello che è un termine italiano, che è all'avvio, il famoso ex ante vuol dire all'avvio, concomitante, in itinere, mentre avviene l'azione, alla conclusione, ex post, dopo, quando tutto è finito. Il momento del controllo è associato alla modalità di esecuzione del controllo, solo documentale in loco. Tre parole per questa slide. Visto che il Fondo Sociale Europeo, come è stato ricordato, si occupa di immateriale, se Mr. Barnett non me ne voglia, ma se Mr. Barnett non fosse qui a Pressandidier questo giorno, lui avrebbe sì una documentazione cartacea, le vostre firme, le vostre mail, ma di fatto la certezza che in questa giornata noi abbiamo trattato alcuni temi, al di là della presenza della Guardia di Finanza, che è l'organismo supremo di controllo, della Corte dei Conti e via dicendo, ma questo è un corso un po' particolare, un corso dei controllori, quindi insomma, se si para qui, allora veramente quello che diceva la dottoressa Rossi prima, l'etica, veramente rischieremmo più di altri.